Scusate se cito una mia lontana esperienza personale. Da bambino, con la famiglia, passavo le lunghe vacanze estive nella nostra vecchia villa, a 1,5 km da Belluno. Era, ed è ancora, una casa piuttosto grande, di aspetto abbastanza singolare, non già per pregi architettonici, quanto per gli affreschi che ne coprono l'intera facciata. E certo, affrescata è pure la parete anteriore di un lungo e alquanto nordico edificio che chiude a nord il giardino, edificio in quei tempi disabitato e adibito esclusivamente a granaio e cantina. È certo che nel vasto granaio, nei primi decenni del secolo, si aggirasse lo spirito di un antico fattore, tale Fontana, di cui si udivano di quando in quando i passi cadenzati e pesanti. Ma, com'è regola di tali presenze, quei rumori andavano facendosi sempre più rari e fiochi. Appostamenti notturni, allo scopo di controllare il fenomeno, nelle estati scorse, non hanno dato alcun frutto. Ho accennato a questo spirito per dare un'idea dell'atmosfera che regnava nella vecchia casa, soprattutto in certe ore. Tra l'altro, sulla mia fantasia di bambino, esercitava una potente suggestione la biblioteca, in maggioranza di carattere storico, raccolta da mio nonno Augusto e ampliata con grande amore da mio padre Giulio Cesare. Biblioteca che conteneva oltre 3.000 manoscritti riguardanti la storia del bellunese. Un giorno, mi ricordo, il papà ci fece vedere un grande libro rilegato che doveva risalire al principio dell'Ottocento. C'erano delle grandi incisioni a doppia pagina, raffiguranti insetti straordinariamente ingigantiti. Specialmente mostruosa, la pulce, lunga almeno una 40 di centimetri. Era un libro probabilmente di notevole valore. Dopo aver lasciato che mio fratello maggiore e io lo sfogliassimo, il papà lo rimise a posto in un grande scaffale. Chiaro che noi bambini non eravamo autorizzati a mettere le mani in quel sancta sanctorum, ma il libro degli insetti giganti mi aveva affascinato. E una sera, approfittando che i miei genitori erano andati a fare una visita nei dintorni, salii in biblioteca, montai su una sedia e tirai giù il volume. Pioveva, mi ricordo. La casa era silenziosa. Dalle 3 finestre entrava la luce grigia del crepuscolo che si andava a mano affievolendo. Inginocchiato per terra, divoravo con gli occhi quegli insetti favolosi, la mosca, il grillo, gli scarabei, la zanzara, la pulce. Stavo appunto contemplando la inverosimile pulce quando ebbi l'impressione che le sue zampe incredibilmente pelose si muovessero adagio adagio. Ma no, non poteva essere un soffio di vento che avesse fatto increspare il foglio. Finestre e porte erano chiuse. Con una certa circospezione passai una mano sulla pagina, guardando più da vicino. Tutto era regolare. Chissà che cosa mi era passato per la testa. Ma uno strano orgasmo mi aveva preso. Quel libro aveva qualcosa di inquietante. Il mio impulso era di piantarli tutto e correre da basso, dove probabilmente la luce a gas era già stata accesa. Prima, però, bisognava rimettere a posto il volume. Guai se il papà si fosse accorto che io l'avevo manomesso. Ma proprio mentre facevo l'atto di richiuderlo, l'orribile insetto, ormai incerta sagoma nella crescente penombra, ebbe uno scatto come se si sforzasse di uscire dalla pagina. La cosa più tremenda fu questa: nel chiudere affannosamente il pesante album con tutte le mie forze, dall'interno venne un atroce scricchiolio, lo schifoso rumore che fanno gli scarafaggi quando li si schiaccia, però 100 volte più forte. Balzai in piedi urlando e, in preda a una paura indicibile, corsi fuori dalla biblioteca cercando al buio l'andito delle scale. La tata, fedele governante, mi vide piombare in cucina stravolto. Cercai di spiegare ciò che mi era successo, ma naturalmente si credette in una specie di allucinazione. Non era raro che di notte mi svegliassi urlando in balia di incubi spaventosi. Supplicai ad ogni modo la tata di salire in biblioteca e di rimettere a posto il volume. Io certo non ne avevo più il coraggio.
In quel mentre i miei genitori rincasavano. Mi nascosi per evitare domande imbarazzanti e mi aspettavo un castigo. Il papà avrebbe trovato il libro sul pavimento, avrebbe chiesto, avrei dovuto confessare. Invece, niente. Il papà non chiese e sì che dei suoi libri era gelosissimo. Tanto che mi venne la tentazione di raccontare io spontaneamente tutto. Ma il giorno dopo splendeva il sole e, come accade nei bambini, il tremendo ricordo era già svanito. In biblioteca tornai dopo 2 giorni, in un momento che non c'era nessuno. Sul pavimento, come era prevedibile, il libro degli insetti non c'era più. Ma non c'era neppure al suo posto, nel solito scaffale. Lo aveva nascosto mio padre. Lo aveva preso qualcun altro. Dopo pochi giorni si fece ritorno in città. Era l'ottobre 1917. Caporetto, l'invasione, la biblioteca prelevata dagli austriaci e portata a Vienna. Poi, dopo la vittoria, restituita in condizioni pietose. Quel librone non l'ho rivisto più.